Smart working non nasce oggi con la pandemia, è un fenomeno che man mano prende le radici da quello che è sempre stato una possibilità di lavorare fuori dal luogo canonico del lavoro. E quindi pensate al lontanissimo lavoro a distanza, a domicilio, poi per parlare di telelavoro e lo smart working. Lo normiamo nel 2017 con una legge specifica che individua alcuni parametri. Già prima contrattazione collettiva, quindi intese aziendali, avevano disciplinato il tema. Ma qual è la differenza fondamentale tra quel tipo di smart working, quello che usciva dalla normativa del 2017 e quello che viviamo emergenziale? Beh, direi la prima, gli obiettivi. Lo smart working che usciva dalla normativa del 2017 e dai contratti collettivi che l'avevano preceduto era duplice: aumentare la produttività dell'impresa e facilitare l'armonizzazione dei tempi familiari con i tempi lavorativi per i lavoratori. Quindi due cose che stavano strettamente connesse: se io ho più flessibilità nel armonizzare i miei impegni familiari, sarò anche sul lavoro più attento e più produttivo. Oggi l'obiettivo è diverso, l'obiettivo è cercare di limitare la diffusione della pandemia, cercando di limitare gli spostamenti.